No, ma davvero, ti assicuro che la matematica è bellissima. Pensa che oggi, a lezione, abbiamo dimostrato un teorema senza neanche usare la formula di integrazione per parti. Oh, qualcuno riesce a chiudere la bocca a sto sfigato? Ragazzi, sono in posto, mica voi non avete idea. Credo che il mal di testa sia dovuto al tuo ultimo neurone che si è suicidato per solitudine. Senti, zio, la prima volta che vedi una tetta che non si è fatta di pixel mi fai lo squillo e ne riparliamo, va bene? Dai, stammi ampio. Ho visto che tuo papino ti ha regalato il nuovo iPhone. Beh, peccato che l'autocorrettore non possa correggere quella faccia da idiota. Tu ti permetti di criticare la mia faccia? Ma se per anni ho pensato che il poster di Chewbacca che hai appeso sull'armadio fosse un tuo autoritratto. Sfigato. Oh, sentilo. Parla di Star Wars ma è così stupido che perderebbe una partita a scacchi contro Jar Jar Binks. Oh, e tu ne sai qualcosa di giocare con creature immaginarie, eh? Vai, amici, sconfiggiamo il drago e salviamo il regno. E quante principesse incarnadosse avresti conosciuto? Zero. Ah, hai ragione. I giochi sono proprio stupidi. Pensa a Pac-Man, un esserino inutile che si muove per ore in una stanza buia, circondato da pastiglie strane e da musica elettronica ripetitiva. Oh, aspetta un attimo, sei proprio tu il sabato sera. Oh. Wow. E ti credi divertente? Ma se sei così sfigato che gli unici party a cui vieni invitato sono i Mario Party. Guarda che inutile che continui a parlare di videogiochi. Non è che adesso che hai finito Angry Birds allora sei un pro gamer. E tu raccontami di comandare i raduni di nerd tutto vestito in calzamaglia. Faccio di te un Avenger, sentiamo. Beh, non è che abbia bisogno di un'armatura speciale per tenere a bada una creatura più ignorante di Hulk. No, aspetta, aspetta, aspetta. Hai forse una calcolatrice? Sì, certo. Perché? Ecco, bravo. Prova a vedere se riesci a calcolare la radice quadrata del gran cazzo che me ne frega. Oh, molto maturo da parte tua. Hai appena dimostrato che c'è una relazione di proporzionalità inversa tra le dimensioni dei tuoi muscoli e quelle del tuo cervello. Beh, dai. Non è che si vuole un diploma per capire quello che ho detto. Ah no, aspetta, si vuole, e tu non ce l'hai. Sei così triste che per cercare degli amici devi farlo su Google. E tu sei così stupido che il tuo quoziente intellettivo è un numero immaginario. Ah sì? E tu sei così solo che l'ultima volta che ti hanno chiamato quelli delle televendite le hanno riattaccato loro per primi. Ma se tu sei così ignorante che pensi che il Signore degli Anelli sia il nome di una gioielleria. Ah sì? E tu sei così sfigato che per vedere una ragazza a 90 gradi devi usare un goniometro. Non hai capito un cazzo della vita e non sarai mai felice. Secondo voi chi ha vinto? Ditecelo qua sotto con un commento e a 10.000 like un nuovo episodio!